da 3 a 5 soggetti appartenenti alla stessa razza allevati dallo stesso allevatore. L'importante in questo caso sempre il rispetto dello standard, ma quel particolare di omogeneità, uniformità tra i 3 o più soggetti presentati. Giudice del miglior gruppo di allevamento dall'Italia, la nostra giudice Ceccarelli Maria, Maria Ceccarelli, che ringraziamo per essere qui con noi e per giudicare i migliori gruppi di Mediterranean Winner Show, a cominciare dal gruppo di mastini spagnoli, gruppo di terrier nero rosso, il gruppo di Alaskan Malamute. Il gruppo di Schnauzer nero. Il gruppo di Staffordshire Bull Terrier. No. Il gruppo di Cani Lupo di Sarlos. Il gruppo di Staffordshire Bull Terrier. Il gruppo di bassotti nani a pelo corto, il gruppo di Shih Tzu, il gruppo di Carlini, il gruppo di Cavalier King Charles Spaniel, il gruppo di Coton de Tuller. E con i Coton de Tuller chiudiamo questa presentazione dei gruppi di allevamento. Giudice Maria Ceccarelli dall'Italia. Mastino spagnolo, Alaskan Malamute, Schnauzer neri, Shih Tzu, Cavalier, eccoci quindi pronti, primo gruppo, quello di mastini spagnoli. Thank you.
Alaskan Malamute. Schnauzer nero. Shih Tzu. E con i Cavalier King Charles? Un addetto alle pulizie per cortesia sul ring d'onore, grazie. E chiamo quindi sul podio. Un addetto alle pulizie sul ring d'onore, grazie. Se mi mandate qualcuno. Saranno la nostra giudice Maria Ceccarelli sul terzo gradino del podio. Il Cavalier. Al secondo posto, sarà un po' difficile farceli stare tutti, ma gli Alaskan Malamute. È vero, abbiamo un podio meraviglioso e spaziosissimo, però adesso dobbiamo fare salire anche i tre mastini spagnoli che si aggiudicano il titolo di miglior gruppo. Thank you.
Siamo quindi pronti, ringraziamo i nostri amici